Ciao a tutti, oggi per la gioia dei più sfegatati fan di Harry Potter parliamo dell'attrice che interpreta Hermione Granger, ovvero Emma Watson. Il mondo intero si è innamorato di lei proprio a quei tempi, nei panni della coraggiosa e brillante Hermione. Ma per la carriera di Emma, quella parte, è stata solamente un trampolino di lancio. Finita la saga, infatti, l'abbiamo vista recitare in diversi film, insieme ad attori di livello, come Russell Crowe, Anthony Hopkins e Tom Hanks. Ma quello che non tutti sanno è che lei, a parte la sua indiscussa bravura nel recitare, è anche molto impegnata nel sociale. Infatti, è riuscita a portare avanti un gran numero di iniziative, fino a quando è stata nominata, pensate, attivista dell'ONU nella sezione dedicata alla parità di genere. Ho deciso che era una femminista quando a 14 anni alcuni organi di stampa hanno iniziato a dipingermi come un oggetto sessuale e alcune mie amiche hanno abbandonato gli sport che praticavano perché non volevano apparire muscolose, ha dichiarato l'attrice. Per lei essere femminista significa credere che gli uomini e le donne siano uguali nei diritti e nelle opportunità. Significa credere nell'uguaglianza politica, economica e sociale nei sessi. Durante la campagna He for She, letteralmente significa lui per lei, ha spiegato come lei crede che gli uomini debbano essere parte attiva del cambiamento, perché una questione che riguarda i diritti fondamentali non può interessare solo metà della popolazione mondiale, deve interessare tutti. Ma per lei la sensibilizzazione verso questi argomenti non può avvenire solo tramite discorsi e manifestazioni, bisogna partire dal basso e dalle basi. Anche per questo Emma è ferma sostenitrice delle iniziative atte a promuovere la cultura. Recentemente è stata impegnata in un progetto per incoraggiare la lettura, in collaborazione con il gruppo Books on the Underground, che dal 2012 distribuisce libri in giro per la metropolitana di Londra, affinché i pendolari possano trovarli, leggerli e poi abbandonarli ancora, perché siano trovati e letti da qualcun altro. In questa occasione Emma ha nascosto un centinaio di copie del libro Mom and Me and Mom in diverse stazioni della metro. Il libro in questione racconta la vera storia della mamma di Maya, la prima donna di colore a diventare un ufficiale della marina mercantile americana. Tutto questo contribuisce a fare di questa giovane attrice una delle più amate del momento e soprattutto una di quelle folli persone che prova a migliorare il mondo facendolo, pensate un po', senza alcun tipo di magia.